Va ora in onda Spostamenti di voce. Quando tra pensieri e desideri le parole prendono vita. Letture interpretate dai partecipanti del corso di lettura base e intermedio del progetto leggiamoinsieme.lab. Oggi tre testi a cui daremo voce per voi. Buon ascolto! Le galline pensano, parlano, progettano e danno da fare, sempre ad imitazione in concorrenza con gli esseri umani, moltiplicandone la comica stupidità e il sempre fallimentare anelito filosofico. Tra un leggero umorismo del nonsense e la vertigine metafisica degli apologhi zen, le galline pensierose di Malerba. Sapete che c'è? La prima ve la leggo io. Quando vennero a sapere che la Terra è rotonda come una palla e gira velocissima nello spazio, le galline incominciarono a preoccuparsi e furono prese da forti capogiri. Andavano per i prati barcollando come se fossero ubriache e si tenevano in piedi reggendosi l'una all'altra. La più furba propose di andare a cercare un posto più tranquillo e possibilmente quadrato. Una gallina vagabonda si ritrovò per caso in mezzo a un grande trambusto di uomini e di cavalli. Rischiò di venire calpestata, ma alla fine riuscì a scappare e andò a nascondersi sotto una siepe. Quando raccontò il fatto, le dissero che si era trovata in mezzo alla battaglia di Waterloo, dove era stato sconfitto Napoleone. La gallina vagabonda fu molto orgogliosa di essere stata testimone di un grande avvenimento storico. Una gallina cercava di insegnare il teorema di Pitagora alle sue compagne, ma incontrava gravi difficoltà. Un giorno finalmente si mise al centro del pollaio e lo spiegò con parole nuove. La gallina disegnata sull'ipotenusa di un triangolo rettangolo equivale alla somma delle galline disegnate sui due cateti. Da quel giorno il teorema di Pitagora entrò a far parte del patrimonio culturale del pollaio. Una gallina astronoma disse che tutte le galassie dell'universo messe insieme non erano altro che nuvolette di polvere sollevate da una gallina che ruspa in un universo infinitamente più grande. E allora che cosa c'è al di là delle galassie? Guardate bene, si vede laggiù in fondo la zampa della gallina che ha sollevato le nuvolette di polvere. Una gallina vanitosa incontrò un rospo nell'orto. Il rospo incominciò a gonfiarsi per diventare grande come la gallina. «Stai attento», disse questa, «che non ti succeda come alla rana che voleva diventare grande come il bue». «Ho capito», disse il rospo. «Qui non si tratta di una rana e di un bue, ma di un rospo e di una gallina». Il rospo continuò a gonfiarsi e diventò più grande della gallina. Una gallina strabica vedeva tutto il mondo un po' storto e credeva che fosse storto veramente. Vedeva storte anche le sue compagne e anche il gallo camminava sempre di sbieco e spesso andava a sbattere contro i muri. Un giorno di vento passò con le sue compagne davanti alla torre di Pisa. «Guarda il vento che ha stortato quella torre!» dissero le galline. La gallina strabica guardò anche lei la torre e la vide perfettamente dritta. Non disse niente, ma pensò che forse le sue compagne erano strabiche. Una gallina alla moda
prese l'abitudine di ornarsi con penne di tacchino, di faraona, di pavone. Sì, che raccattava quella. Credeva di essere molto elegante. Diceva di essere una gallina Liberty. Ah, le altre galline non sapevano per che verso prendere le sue stravaganze e decisero di sospendere il giudizio fino a quando non fossero riuscite a farsi un'opinione precisa sulla loro compagna. Una gallina sportiva avrebbe voluto imparare a guidare il triciclo, ma vi rinunciò quando, contando le zampe, si accorse di averne solo due. Per guidare il triciclo, pensava che ne servissero tre. Un gallo con le idee molto confuse sperava che un giorno o l'altro sarebbe riuscito a fare le uova. Metteva in un angolo del pollaio e stava lì delle ore, ma nonostante gli sforzi non riuscì mai a fare nemmeno un uovo. Non riusciva a capire perché mai le galline, che secondo lui erano bestie più stupide del mondo, riuscivano a fare le uova e lui no. Una gallina andò a mettere per sbaglio una zampa nella trappola dei topi. Il topo cadde nel rivolo della concimaia e rischiò di morire affogato. Il maiale mangiò una penna di gallina e tossì fino al tramonto. Il bue si ruppe un corno contro il pilastro della tettoia. Il gatto si bruciò i baffi davanti al camino acceso. Il cane entrò nel pollaio e mangiò tutte le uova verso sera. Piovve così tanto che si allagò il pollaio. Che giornata! Una gallina megalomane aveva deciso di scrivere un trattato. Su che cosa? Domandarono le compagne. Su tutto, rispose la gallina megalomane. Le compagne si mostrarono molto scettiche e le fecero notare che tutto era un po' troppo. La gallina megalomane corresse il suo progetto e disse che avrebbe scritto un trattato su quasi tutto. Una farfalla gialla infastidiva una gallina. Le svolazzava intorno quando questa usciva dal pollaio. Le si andava a posare sulla cresta. La gallina non ne poteva più e per la rabbia non dormiva di notte. Una mattina prese la strada e disse che andava dai carabinieri per denunciare la farfalla gialla. Una compagna le disse allora che la farfalla le girava intorno perché l'aveva scambiata per un fiore. La gallina ritornò indietro e da quel giorno non si lamentò più quando la farfalla gialla le svolazzava intorno. Una gallina sapiente voleva insegnare alle compagne a contare e a fare le addizioni. Sul muro del pollaio scrisse i numeri da 1 a 9 e spiegò che mettendoli insieme se ne potevano ricavare altri più grandi. Per insegnare le addizioni scrisse su un altro muro: 1 più 1 uguale 11, 2 più 2 uguale 22. 3 più 3 uguale 33 e così via fino a 9 più 9 uguale 99. Le galline impararono le addizioni e le trovarono molto convenienti. Una gallina filosofa guardava un sasso e diceva: chi mi dice che questo è un sasso? Poi guardava un albero e diceva: chi mi dice che questo è un albero? Te lo dico io, rispondeva una gallina qualsiasi. La gallina filosofa la guardava con compatimento e domandava: e chi sei tu che pretendi di dare una risposta alle mie domande? La gallina qualsiasi la guardava preoccupata e rispondeva: io sono una gallina.
E chi mi dice che tu sei una gallina? Dopo un po', la gallina filosofa si trovò molto sola. Una gallina babilonese zampettava avanti e indietro sui mattoni di creta ancora tenera prima della cottura. Le zampe affondavano nella creta e lasciavano dei segni. I mattoni furono mandati alla cottura, ma non vennero usati e restarono ammucchiati in un magazzino. Più di 3.000 anni dopo, gli archeologi che facevano gli scavi per rimettere in luce le rovine di Babilonia trovarono mattoni con le impronte della gallina. Fecero molti studi e finalmente riuscirono a leggere quei segni e li tradussero nelle lingue moderne. Così, per merito di quella gallina babilonese, gli archeologi ricostruirono un periodo di storia che altrimenti sarebbe rimasto oscuro. Una gallina un po' svagata diceva di sentire un gran vuoto dentro la testa, proprio nella parte dove si trova il cervello. Ho paura di non avercelo il cervello, diceva la povera gallina piangendo. Se lo avessi, me lo sentirei. Ma le altre galline la rassicurarono dicendo che non se lo sentivano nemmeno loro. Una gallina impertinente faceva il verso delle papere, qua, 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 qua. Un giorno le papere la presero per la coda e la buttarono in acqua. La gallina si fece un grande spavento e si mise a strillare, a fuoco, a fuoco, a fuoco. Ma le papere le dicevano, se fai qua, 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 devi pure saper nuotare. Alla fine la tirarono in salvo. E da allora la gallina impertinente non fece più il verso alle papere. Una gallina analfabeta si metteva in mezzo al pollaio con un pezzo di giornale e faceva finta di leggere. Che cosa succede nel mondo? Le domandavano le compagne. Per non sbagliare, la gallina analfabeta diceva che non succedeva mai nulla. Un giorno una gallina insofferente gli diede un calcio così forte che la fece ruzzolare in mezzo al prato. Poi disse, adesso è successo qualcosa. Vediamo se questa volta il giornale la stampa la notizia. Un'ampia indagine sui sentimenti e sulla vita. Sapere quando si finge e quanto si fa sul serio. Perché è proprio da lì, da questa pulizia del sentire, che si può trovare il coraggio di ridare un'occhiata al mondo. È questo Pinto il Greco, intrigante racconto di Giorgio Gaber. Cosa vorranno da lui? C'è un commissario, mi sembra di aver capito. Commissario qui, la notte di carnevale. Che sarà successo? Un minuto fa eravamo di là, tutti allegri. Ho visto qualcosa di strano un certo momento. Caposala che bisbigliava. Poi hanno chiamato Pinto. Ci hanno lasciato qui, nell'atrio. Ed è già 10 minuti che sono chiusi là dentro. Chissà che succede. Pinto il Greco. Che tipo! Era lì stasera al bar, dalla signora Maria. Silenzioso, dimesso, strano. Tanto si sa, cascano tutti qui, mi son detto. Simpatico però. Così alto, magro, allampanato. Non l'avevo mai conosciuto un greco. Qui in Italia ce l'avete troppo alto il cielo. Mi fa serio. Fallo capire. Curiosisce però. Noi ce l'abbiamo molto più vicino, insiste, proprio sopra la testa. Deve essere vero, è una cosa che ho sentito dire, la sensazione del cielo basso. Colpa del vostro Dio. Fa lui.
che astratto, lontano. Certo, loro hanno gli dèi, che sono subito lì. Non si fidano i greci di un dio che non si fa mai vedere. Gli domando se ci sono ancora gli dèi in Grecia. All'inizio è pensoso, poi dice... Forse, ma è difficile riconoscerli. Potrebbero regalarti un fiore o rubare nei supermercati. E qui si illumina. Fa uno strano sorriso. Bello, infantile, dolce. Una specie di ironia, ma timida. Ma che vorranno quelli del circolo della stampa da Pinto? E poi la polizia. Che c'entra la polizia? Niente, sarà uno stupidato, non sbaglio. Mi è sembrato di aver sentito ridacchiare. Oddio, non è... Passerà mica una mano sugli occhi al commissario, come ha fatto con me dalla signora Maria. Che figura. Mi fa... Chi ha scoperto l'America? Io, Cristoforo Colombo! E tutti a ridere. Chi ha scoperto l'America? E io di nuovo, Cristoforo Colombo. Altra risata generale. Ma perché ridete? Che c'è da ridere? Hai detto mio nonno? Mi fanno, ma come mio nonno? Ho detto Cristoforo Colombo, sono sicuro. Niente, ridevano come matti. Dopo l'ha fatto un altro. Professor Ferroni, stesso gesto. Chi ha scoperto l'America? Il professore, deciso, serio, con gli occhiali, la signora Maria. Chi ha scoperto l'America? Cristoforo Colombo. Chi ha scoperto l'America? La signora Maria. Da morir da ridere. Irresistibile. Un professore di storia trasformato in un ebete. E Pinto il greco, serissimo, sì. Il fascino, l'ipnosi, che simpatico. Sono stato io a insistere a portarlo qui al circolo. Lui non ci voleva neanche venire. Ecco, si apre la porta. Forse è il commissario. No, esce il caposala. Dal di dentro sento una signora che urla. Una voce acuta, isterica, strilla come una gallina. Mamma mia, che sta succedendo? Caposale è un po' vago. Ci deve essere stato un furto, dicono. Un anello con brillante. Pare sia sparito. Sì, dalla stanza da bagno. E ci entriamo noi. Le altre sono ancora tutti lì che ballano. Puoi vedere che sono così deficiente che per i giochini... Già, uno che tira fuori 7-8 fazzolettini dal dito pollice, è chiaro che ruba. Imbecilli. Si divertivano però le signore... Prima. È bravo il nostro greco! Facemi un altro, facemi un altro! Gli piacevano i giochini. Senti come strilla ora la gallina. Certo, è lui. È un mago. E poi non è solo un mago. È anche greco. Scema. Basta che uno sembri un po' diverso. Meno male che gli ho dato una giacca prima di portarlo qui. Se no era già in galera. Vero, commissario? Si apre la porta. Vogliono parlare con me. Entro. Il commissario è dietro la scrivania. C'è un po' di gente. Il direttore del circolo mi saluta. Pinto è seduto in un angolo. La signora è su tutte le furie. Tremenda, insopportabile la gallina. Non la smette più. Ha le convulsioni. Gli occhi di fuori. La bocca in giù. Un naso che non è un naso. Un becco. Guardi, guardi, lo avevo qui. Sì, sono andata un attimo in bagno. L'ho tolto un attimo, solo un attimo! Eh già, perché uno che va in bagno mica si toglie le mutande, no? L'anello. Scema. Si quieta finalmente la gallina. Vede, la cosa è piuttosto grave. È un anello di grande valore. Qualcuno pensa... che il suo amico sia passato un attimo in bagno, insomma, lei mi capisce. Abbiamo dovuto perquisirlo. E devo dire che per ora, a parte un dito finto, qualche fazzolettino, strani elastici, alcuni oggetti incomprensibili, per ora le dicevo nessuna traccia dell'anello. Commissario, scuta ancora Pinto. Anche la gallina, sempre più indispettita, non gli toglie gli occhi di dosso. Ma come? Se non gli avete trovato niente. A questo punto mi sentono. Dunque, a parte il fatto che il mio amico Pinto è stato con me tutta la sera e non si è mosso dal tavolo.
Io voglio sapere perché. Con tutta la gente che c'è qui stasera, ce n'è di tutti i tipi, vero direttore? Vi è venuto in mente che il ladro era lui. Che bravi! Perché non avete perquisito anche gli altri? Ve lo dico io perché. Perché in questo nostro stronzissimo paese democratico pseudotale, il diverso è subito preso di mira. Mi sembra di essere andato bene. Il razzismo non piace più neanche ai commissari. Non si arrabbi, non si arrabbi. Ci basta la sua testimonianza. Lei è sicuro che il signor pingitore Lambrakis non ha avuto la possibilità materiale di impossessarsi dell'anello? Certo che sono sicuro. Non si è mosso dal mio tavolo. Oddio, non è vero, ma sì, si è alzato. Mamma mia, mi ha detto che andava al bar. Adesso me lo ricordo. È proprio sicuro? Incalza il commissario. Maledizione. Il baffo non è convinto. Ha ragione. Si è alzato il grecaccio. Sì, ma non vuol dire. Perché se ne frega della vecchia gallina? Bene, sì, sono sicurissimo. E allora mi dica un po' lei. Al commissario. Chi ha rubato l'anello? Cristoforo Colombo. Andiamo, Pinto. In macchina c'è un po' di tensione. Ce ne stiamo in silenzio, evitando anche gli sguardi. Gli dico solo dove ti porto? Per me è lo stesso. Fa lui. Mi dirigo verso casa mia. Ma guarda che scemo che sono. Mi tiro dietro uno che non so neanche chi è. Così, perché ride bene. Bisognerebbe mai fidarsi delle amicizie basate sulla simpatia. Già, ma su cosa ti vuoi basare? È l'unico modo. Però mi ha incastrato il mago. Sono suo complice. Perché ho mentito? Perché l'ho difeso? È un ladro. Siamo arrivati. Dovresti darmi la giacca. No, scusami. Fa lui. Vorrei parlarti un attimo. Fammi salire. Oddio, che faccio? Questo mi svaligia a casa. Figuriamoci. Mi addormenta e via tutto. Vabbè, gli faccio... Andiamo, va. Il brillante l'ho preso io. Mi dice appena seduto sul divano. Volevo solo che tu lo sapessi. Mi parla adagio, con gli occhi bassi. Sì, delle sue difficoltà, anche di un fratello più giovane. Disintossicazione, clinica, soldi. Insomma, un ragazzo di 16 anni. Deve aiutarlo per forza, almeno così si sente lui. Non ci stanno più genitori, una storia tremenda. Sarà vera? Ma che me ne importa poi della verità? Me l'ha detto bene. Sì, voglio dire in un modo molto semplice, pulito. Poi che ragione aveva di confessarmi dell'anello? Non era tutto finito. Probabilmente a lui piace ingannare le galline, i commissari, ma non gli amici. Strano, si è addormentato. Ma un attimo prima gli ho rivisto quel sorriso dolce, un po' ironico. Sì, quello del bar. Mi alzo per vedere meglio i suoi allineamenti sotto la luce dell'abat-jour. Dorme come tutti gli altri. Sì, ha un'aria molto normale. Eppure non sarebbe stupido se ci fosse qualcosa, sì, un segnetto sul viso, qualcosa per distinguere i buoni dai cattivi, gli amici dai nemici. I ladri dagli dèi. Stella è una giovane pennuta, un po' goffa e impacciata. Detesta le sue piume colorate che la rendono così diversa da quelli della sua specie. Con l'aiuto del saggio gufo Abramo, impara ad apprezzarle e a comprendere di avere una missione da compiere, che la porterà a volare lontano dal nido e dagli animali suoi amici della fattoria. Tanti gli incontri che porteranno Stella a scoprire che non c'è creatura che non possa rendere il mondo migliore, semplicemente essendo se stessa. Eden,
Era il nome di una piccola e ridente fattoria ai remoti confini del Regno dei Cieli. Come tutte le fattorie che si rispettino, anche questa era fatta di legno. E sembrava che là il tempo si fosse fermato e che gli animali, grandi e piccoli, vivessero in perfetta armonia con gli esseri umani, divertendosi sempre come matti. Non appena il sole color dell'oro fece capolino con la sua palla di fuoco all'orizzonte, Carmelo, il gallo cedrone responsabile di dare la sveglia agli altri animali, si esibì nella sua performance. All'improvviso si fermò. Decine di uccelli erano già belli svegli e affollavano i rami della pianta. «Che cosa può averli destati tutti così presto stamattina?» pensò Carmelo. E in quel momento capì. Il momento magico era arrivato. Regina, madre premurosa, era intenta a contare i suoi batuffoli pigolanti. 1, 2, 3, 4. Aveva difficoltà a trovare il quinto dei suoi piccoli. Il guscio, in effetti, non si era ancora rotto. Tutti gli animali aspettavano in silenzio. Dopo alcuni minuti di tensione, l'ultimo uovo si ruppe a metà e il nuovo arrivato della nidiata si divincolò dal guscio. Con grande sorpresa di tutti, l'uccellina che ne venne fuori era diversa dagli altri. Intanto era più piccola e per qualche strana ragione le sue minuscole piume erano di tanti colori e splendevano come illuminati da una luce magica. Così Regina strofinò la piccola con le sue ali, poi l'avvicinò al resto della nidiata perché stesse bene al caldo. La mamma, con fare di chioccia, iniziò. «Questa è la più piccola e la più debole delle mie creature, ma io la amo lo stesso. Il suo nome sarà Stella, per la luminosità del suo piumaggio». Un'esplosione di gioia accompagnò l'annuncio di Regina. Stella, ancora frastornata dall'essersi svegliata in un mondo tanto bello, dette un'occhiata alle sue piume, guardò i suoi fratelli e si rese conto di essere differente da loro. Un'ondata di tristezza la travolse, ma Stella era la sua prima esperienza con la vita e non sapeva ancora che Dio a volte opera in strani modi e che dà a tutte le creature il potere di rendere il mondo migliore di quanto sia in realtà. E che essere diversi non è sempre una brutta cosa, anzi, qualche volta è persino una benedizione. Questo non le impediva di sentirsi qualche volta triste. Con l'arrivo della primavera venne il tempo di imparare a volare. Stella ci provò con tanta determinazione, ma a causa della sua gracile corporatura non riusciva a esercitarsi con la stessa forza degli altri. Le sue ali erano più corte e il piumaggio più fitto di quello dei suoi fratelli. Venne il momento fatidico e i quattro fratelli, seguendo le precise istruzioni del padre, si prepararono a librarsi nell'aria. E altrettanto fece Stella. Volarono in ordine sparso, assaporando tutta la libertà di essere i padroni del cielo, perché erano nati per volare e per la prima volta nella loro vita avvertirono la loro vera essenza, intuendo il loro scopo nel mondo: volare. Stella, tutta tremante, aprì le sue ali, chiuse gli occhi e saltò giù. Ma continuava a perdere quota, il prato sottostante si faceva sempre più vicino. Ma proprio in quel momento, sbucato, non si sa da quale albero, un gufo reale
affiancò Stella e lentamente l'aiutò a riprendere il controllo. Poi si misero a volare insieme, ala contro ala. Ci hai fatto prendere un bello spavento, sai. E tu chi sei? Evviva, so volare! Gridò da lassù tutta soddisfatta. A proposito, grazie per avermi salvato. Non c'è di che. Ma non dimenticare mai che sei nata differente dagli altri. Perché un giorno dovrai fare qualcosa che renderà la Terra un posto migliore. Starà a te trovare la vera magia dentro il tuo cuore. Il giorno in cui assaporerai la libertà che viene dal concentrarti su tutto quello che fai, invece che su quello che non sai fare. Che cosa intendi, amico gufo? Che cos'è la Terra? Che cosa dovrei mai fare laggiù? Oh, è un gran bel posto, proprio come il paradiso, soltanto che là non hanno ancora capito come viverci in armonia. Sii sempre orgogliosa di chi sei, Stella. E ricordati che Dio ha pensato a una missione speciale per te. Il giorno il tuo cuore ti rivelerà un segreto che i tuoi simili non intenderanno. Fa quello che ti dirà il tuo cuore, senza tener conto di quello che gli altri potranno pensare. Mi accadrà qualcosa di speciale? Forse tu non lo sai ancora, ma è già accaduto. Un bel giorno il gufo reale fece la sua comparsa nella fattoria. Regina comprese immediatamente che per la sua piccola era giunto il momento di qualcosa di speciale, qualcosa di magico, e con le lacrime agli occhi abbracciò sua figlia e disse: Stella. Sì, mamma. Il gufo reale è già qui. Stella fissò sua madre e aprì il suo cuore. Ti voglio bene, mamma, ma qualcosa si sta facendo strada dentro di me ed è molto forte. Per qualche motivo che non ho ancora compreso troppo bene, sento che devo volare lontano da qui, attraversare mondi differenti per testimoniare che qualcosa cambierà per sempre. Penso che abbia a che fare con il mio aspetto. Commentò Regina con le lacrime agli occhi, cercando di contrastare quel fiume in piena di sentimenti. Vorrei che tu mi stessi vicina per sempre, ma so anche che devo lasciarti andare perché tu possa seguire il tuo destino. Se mai ti sentirai sola o avrai paura, non dimenticare che io sarò sempre con te nel tuo cuore. A quel punto Regina avvicinò con cura l'ala della piccola e vi stampò un tenero bacio. Poi, con altrettanta attenzione, fece in modo che l'abbassasse per trattenere lì quel bacio e con tutto il suo amore si portò l'ala serrata della sua piccola vicino al cuore. Con le lacrime agli occhi scelse una a una le parole. Ti prometto questo, mia amata figlia. Per quanto tu possa andare lontano, quel bacio che ti ho messo nel cuore vi rimarrà per sempre. E così il mio amore. Ti voglio bene, mamma. Rispose Stella a sigillo di quel momento speciale tra madre e figlia. Papà Raffaele si avvicinò prontamente a Regina e fu allora che il gufo disse: E ora, Stella? Certo, ma come troverò il luogo a cui sono destinata? Chiudi gli occhi, Stella. Ti addormenterai e quando ti risveglierai, ti troverai già sulla strada che ti porterà diritto al tuo destino. Stella fece ciò che il gufo le aveva detto, chiuse gli occhi e cercò di visualizzare il suo cuore. E una voce affiorò da dentro. Era il gufo che ripeteva sagge parole. Piccola Stella,
Il buio più terribile non è quello che ti circonda, ma quello che abita nel tuo cuore. E la luce più brillante non è quella che risplende fuori, ma quella che brilla nei tuoi occhi. L'unica che sale dal cuore. Lascia che questa luce ti conduca a compiere il tuo destino e fidati del tuo istinto. Ma non importa che cosa dicono gli altri. E poi Stella aprì gli occhi e si rese conto che il cielo era cambiato. Notò che il firmamento che avvolgeva la terra non era di un azzurro, era di un azzurro più pallido di quello dell'aldilà. E si rese conto pienamente di ciò che il gufo reale le aveva detto tempo addietro. Doveva fidarsi di quel faro interiore per riuscire a portare a termine la sua missione. Mia diletta figlia, non perdere mai di vista ciò che intendi raggiungere. Non perdere mai di vista chi tu sei in realtà. Chi sei? Tu sai chi sono io. Sei tu quell'uomo che chiamano il creatore? Sono io. Stella era alquanto meravigliata, il creatore che parlava proprio con lei. Ma perché? Era così insignificante, così strana d'aspetto, così... unica? Beh, sì, ma... ma che cosa? Creatore, tu sai che io ho sempre pensato che essere differenti rende più difficile sintonizzarsi con gli altri. E questo ti dà fastidio? Beh, un po'. D'accordo, Stella. Vedrò di aiutarti. Io posso farti assomigliare ai tuoi fratelli, farti vivere una vita normale e felice, e nessuno riderà più di te. Tuttavia, questa cosa speciale a cui tu sei chiamata, la tua missione, beh, la dovrai abbandonare per sempre. Stella rifletté un istante e poi chiese: non posso fare entrambe le cose, signore? No. Se vuoi aprire una nuova porta, devi chiudere la vecchia per sempre. La giovane Pennuta iniziò a pensare. Bene, sono nata diversa e credo fermamente che ci sia uno scopo in tutto questo. Lo sento qui nel mio cuore. Ha ragione il mio amico gufo. Il buio più terribile non è quello che ci circonda, ma quello che viene da dentro. E questo io non lo trovo dentro di me. Ho imparato a vedere la vita nella vera luce, non importa che cosa dicono gli altri. Se sono arrivata a capire questo, allora tanto vale continuare lungo la stessa strada. Stella alla fine attraversò le nuvole che la separavano dalla terra. Che fare adesso? Segui l'istinto e il tuo scopo si chiarirà di giorno dopo giorno. Sei tu, gufo. Non avere mai paura di essere quello che sei, Stella. Troverai il coraggio nel compiere la tua missione. Tu non verrai con me, amico mio? No. Per compiere la tua missione, tieni a mente questo. Quando cala la notte, il buio avanza. Quello è il momento in cui tu puoi vedere realmente la cometa. Ma se non darai ascolto alla tua voce interiore, allora non sarai in grado di distinguere la verità che affiora davanti a te. Poi sorrise a Stella e l'abbracciò con le sue ampie ali. Non lasciare che nessuno dica che i tuoi sogni sono troppo grandi o troppo piccoli, Stella. Non dimenticare che ciò che il tuo amico Apollo ti ha detto mentre scorazzava per le verdi praterie. Il vento ti guiderà, mia piccola amica, e più tu volerai veloce, più ascolterai il vento sussurrare i pensieri nel tuo cuore. Addio. Gufo, non mi hai mai detto il tuo nome. Abramo. Si svegliò all'alba. Aveva dormito tutta la notte sul ramo di un albero,
E ora sentiva che era tempo di iniziare la sua missione sulla Terra. Ma come? Non vedeva ancora il nesso con le parole che il gufo Abramo le aveva detto. Così, invece di spiccare il volo, se ne stette sull'albero per un istante. Notò che il terreno sotto di lei era arido, a differenza dei verdi boschi dell'Eden. C'erano alte montagne dovunque e le uniche macchie di vegetazione che vedeva era in prossimità dei ruscelli che attraversavano il deserto. All'improvviso udì un suono provenire dall'albero. C'era un buco sul tronco e all'improvviso da lì fece capolino uno scoiattolo. Ma chi sei? Sono Stella. Che nome stravagante. Beh, è un nome come un altro. Mia madre mi ha chiamato così perché i colori delle mie piume assomigliano a un arcobaleno che ed emanano una luce così splendente che ricorda una stella. Ma che cos'è un arcobaleno? Vuoi dire che non ne hai mai visto uno? No, non credo. Non so proprio cosa sia. Bene. Un arcobaleno è un arco che si forma in cielo e che ha i colori più belli. Narra una leggenda che nel punto in cui l'arcobaleno tocca il suolo, lì si potrà trovare il tesoro più bello. Un quale tesoro? Nessuno lo sa. Non mi risulta proprio che ci siano arcobaleni sulla Terra, non del tipo di cui parli tu. Ma deve essere una meraviglia se mescola i colori e la luminosità delle tue piume. Ti piacciono le mie piume? Certo che mi piacciono. Tutti questi colori così rilucenti, così tante piume. Sembri proprio un uccello magico. Stella era veramente felice, sebbene sapesse che il suo aspetto non fosse tanto importante. Era però piacevole che qualcun altro apprezzasse i colori e la radiosità del suo piumaggio. Forse la mia missione ha qualcosa a che fare con le mie penne, pensò Stella. Grazie, scoiattolo. In quel momento un gruppo di pastori passò lì vicino, intonando allegre canzoni. Perché siete così felici? La cometa ieri notte. Quale cometa? Quella che ci condurrà al luogo dove nascerà il nuovo re dei re. Stella si ricordò ciò che Abramo le aveva detto. Quando cala la notte, il buio avanza. Quello è il momento in cui tu puoi vedere realmente la cometa. Ma se non darai ascolto alla tua voce interiore, allora non sarà in grado di distinguere la verità che affiora davanti a te. Devo andare, amico scoiattolo, ho una missione da compiere. Devo seguire quella cometa laggiù. Buona fortuna. Se tu hai una missione, ti auguro di portarla a termine. Hai mai visto una stella cadente? No. Devi sapere che esse durano un istante, ma mentre brillano il loro sfavillio non è uguale a nessun'altra stella del cielo e tutte le altre cessano di diffondere la loro luce appena si confrontano con lei. E tu hai qualche notizia sulle stelle cadenti? No. Capita così tanto di rado, ma perché me lo chiedi? Perché io sento che sei un uccello molto speciale. Comunque, desidero che tu sappia che tu hai reso felice questo scoiattolo per essere stata qui e per avermi mostrato le tue belle piume. Aveva volato tutta la notte e la cometa che stava inseguendo aveva iniziato a correre sempre più veloce nel cielo
e la sua luce aumentava di ora in ora. Se deve succedere qualcosa, pensò Stella, accadrà molto presto. Raggiunto il mare di Galilea, si posò sul militare della spiaggia per riposarsi fino all'arrivo dell'alba. Stella stava zampettando sulla spiaggia quando vide alcuni gabbiani cercare un nascondiglio fra le dune di sabbia alla ricerca di una lumaca o di qualche insetto lasciato là dalla marea. I gabbiani la videro e si dimostrarono sorpresi dal colore e dalla luminosità delle sue piume. Chi sei? Come ti chiami? Stella. E da dove vieni? Vengo dai remoti confini del Regno dei Cieli e precisamente da una fattoria che chiamano Eden. Ci prendi in giro, tu, piccolo uccello buono a nulla? Perché dici così? Se tu venissi dal cielo, dovresti sembrare un angelo. E credimi, con quella parata di colori sulle piume e con la tua minuscola taglia, assomigli più a un clown. Ma è proprio così? Non avete visto la cometa che... Ma vattene via! Non ci piacciono quelli che dicono le bugie. Stai alla larga da noi! Anzi, sai che ti dico? Vai a prendere in giro qualcun altro. Stella si sentì cadere dalla tristezza. Chinò il capo e asciugatesi le lacrime guadagnò il cielo vibrando forte le sue ali. Volò lontano, lontano, finché lo stormo di gabbiani non fu più che un puntino nero all'orizzonte. Atterrò sul ramo di un bel esemplare di cedro del Libano. Che cosa avrò mai detto per fargli reagire in quel modo? Da quando dire la verità è sbagliato? No, mamma. Quanto vorrei che tu fossi qua con me per coccolarmi e spiegarmi che cosa ho fatto di sbagliato. Il forte vento del deserto avvolse Stella e Dio le parlò ancora una volta come solo lui sapeva fare, con suoni affidati all'aria e contemporaneamente per illuminazione interiore. Mia piccola Stella, non tutti possono vedere la verità con la stessa nitidezza con cui la vedi tu. Alcune delle creature che più amo sono state sospinte lontano da me e si sono nascoste dietro la corazza di egoismo che si sono costruite intorno al cuore. Non credono più in me e molti si sono dati delle loro regole, ma la loro legge li condurrà all'autodistruzione. È per questo che presto manderò a sacrificarsi il mio unico figlio per salvare tutte le creature dall'annientamento e per aprire ancora una volta il regno dei cieli a ciascuno di loro. Piccola Stella, tu sei una delle creature a cui tengo di più e che considero i miei tesori. Con il tuo cuore semplice, tu sarai la prova vivente che al mondo non c'è creatura troppo piccola o insignificante che non possa dare qualcosa. E che essere differente da tutti gli altri non è sempre una brutta cosa, ma a volte una benedizione. Stella era molto felice e sebbene non sapesse se ancora fosse quale fosse il suo scopo, era lieta ed entusiasta all'idea di essere parte di questo miracolo dei miracoli. Così continuò il volo guidata dalla cometa. La giovane pennuta si rese conto che la cometa era sopra una piccola e modesta cittadina di commercianti, così decise di farvi rotta. La gente andava e veniva e una folla di mercanti era tutta indaffarata a trattare affari. La città era gremita di gente, così era praticamente impossibile trovare il luogo esatto dove il re dei re sarebbe nato. Stella vide un topo giocherellone mangiarsi degli avanzi di cibo sul ciglio della strada. Si girò verso di lui e gli rivolse la parola. Sei un topo? E tu chi sei?
chiese sorpreso il roditore annuendo con il muso. Sono Stella. Il topo di città la fissò e aggiunse: e questo sarebbe un nome? Certamente. Mai sentito prima. Veramente ci sarebbe un modo per essermi d'aiuto. Sto cercando una donna incinta che sta per dare alla luce una creatura e mi stavo domandando se tu l'avessi vista. Beh, ora che me ne parli, sì. Ti accorgi anche tu che la città è affollata di mercanti. Io stesso ho visto un uomo chiedere un alloggio per la moglie incinta. Se ne stava seduta su di un asino con l'aria stanca, ma poiché non c'erano più stanze disponibili, i due hanno trovato riparo in una stalla non lontano da qui, proprio sotto la cometa che sta brillando di luce intensissima da un po' di tempo a questa parte. Grazie per l'aiuto, topo di città. Ti lascio finire in pace la tua cena. Oh, non c'è di che. Lo sai che sei davvero fortunata. Perché? Mi piacerebbe avere una pelliccia con i colori delle tue piume. Sono le più belle che abbia mai visto. Grazie, topo di città. Stella notò che il roditore si era incupito. Perché sei così triste? Oh, Stella, non puoi immaginare quale tristezza possa salire a volte un topo. Odiato da tutti, visto come la peste. Gli altri cercano sempre di farsi beffe di te. Che cosa posso farci? Sono nato topo. È nella mia natura comportarmi così. Però non odio gli altri per come mi trattano, no. Capisco che la ragione è per cui io non piaccio a loro. Vuoi sapere una cosa, Stella? Che meraviglia sarebbe se anche tutte le creature si rendessero conto che perfino un topo ha bisogno di sentirsi amato, come chiunque altro, anche solo per un secondo. Io ti voglio bene, topo. Non piangere per la tristezza che avverti adesso. Ho imparato che uno non deve essere il più alto o il più forte oppure il più bello per essere amato. Le creature che badano a questo per voler bene non hanno imparato ad amare se stesse. Ma credimi, verrà il giorno in cui raggiungerai un posto molto lontano da qui e una volta là ti sentirai amato e protetto da tutti, quasi fossi un tesoro. Il loro sguardo sarà dettato dal cuore e scoprirai quanta bellezza avverrà dentro di te. Lo pensi veramente? Ne sono assolutamente sicura. L'ho visto nel tuo cuore. Un giorno non ti sentirai più solo. Grazie, Stella. Sono io che ti devo ringraziare per avermi mostrato quanto sono fortunata. Addio. A quel punto, Stella si diresse verso la stalla. Volò verso la porta d'ingresso della misera costruzione e vide la scena più grandiosa a cui era mai stata chiamata ad assistere. Nella diffusa povertà del luogo, circondata da un bue, un asino, qualche pecora e dai pastori che aveva incontrato prima, scorse una bella donna, poco più di una ragazza, che cullava tra le braccia suo figlio, sotto l'amorevole sguardo del marito. Il re dei re, qui, in una stalla. Piccola Stella, il buio più terribile non è quello che ti circonda, ma quello che abita nel tuo cuore, che non ti permette di distinguere la verità. Usa la luce che brilla nei tuoi occhi, l'unica che sale dal tuo cuore. Quella notte, a Betlemme, era nato un bambino, circondato dai suoi genitori, Maria e Giuseppe, e dagli animali della stalla, con Stella testimone del più meraviglioso evento sulla terra. Ma si domandava se quella era l'unica ragione per essere finita laggiù. Che cosa dovrei fare?
Io so di avere una missione, ma non so come compierla. Hai già portato a termine una parte della missione facendo da testimone a quanto è accaduto in questo giorno sulla Terra. Ma ora devi tornare dell'Eden a raccontare a tutti ciò che hai visto. E come ritornerò? Per la stessa strada da cui sei giunta. Segui soltanto il tuo cuore e ripensa al luogo incantevole da cui provieni. L'uccello si librò in alto con un poderoso battito d'ali, ma più toccava altezze inaudite, maggiore era lo sforzo richiesto a raggiungere il regno dei cieli. Così iniziò a liberarsi delle sue piume. E non appena acquistò velocità, senza più il peso di tante penne, queste ricaddero come pioggia dal cielo, formando un ampio arco di colori: violetto, indaco, azzurro, verde, giallo, arancione e rosso. La prima piuma che raggiunse la terra planò gentile sulla stalla dove il grande saggio era nato. Come per magia, tutte le altre piume iniziarono a combinarsi tra loro per formare una catena colorata fra la dimora del re dei re e Stella. E non appena la giovane pennuta si avvicinò al paradiso, l'ultima delle piume colorate cadde sulla terra, a chiudere tutte le altre, fino a disegnare un perfetto arco che riuniva in sé i colori più brillanti e meravigliosi mai visti sulla faccia della terra. E la punta dell'arcobaleno toccò il tetto della stalla, dove il tesoro dei tesori sognava placidamente addormentato. Dio ha trovato un modo nuovo di rallegrarsi per la nascita di suo figlio con l'aiuto di un piccolo uccello del paradiso. Oggi ho imparato, da ciò che ho visto, che non c'è creatura più piccola e insignificante che non possa avere qualcosa da dare per rendere questo mondo migliore. Chiameremo questo prodigio della natura arcobaleno e brillerà nei cieli di tutto il mondo. Tutto il merito di questa meraviglia va soltanto alle tue magiche piume, amica mia, pensò lo scoiattolo. Il mio cuore aveva ragione quando ti dicevo che, come una stella cadente, come una meteora, sei giunta sulla terra e adesso te ne sei ritornata in paradiso. Tu ci hai lasciato tutti noi col fiato sospeso di fronte alla tua stupenda creazione. Ora io so che il re dei re vive tra noi. A Allo Dio per sempre. scoiattolo scappò una lacrima. Addio per sempre, Stella. E ancora grazie, grazie per aver reso questo mondo migliore. A Betlemme il topo di città non poteva credere alla bellezza di quel ventaglio colorato che si stagliava nel cielo. Avevi proprio ragione, Stella. Un giorno ci rincontreremo in quel magnifico posto di cui mi hai parlato e io sarò amato da tutti, nella misura in cui io amo ora il mio prossimo quaggiù. Quando Stella raggiunse il paradiso, le altre creature non potevano credere che fosse proprio lei. Aveva perduto tutte le sue piume colorate. E le uniche che le erano rimaste erano quelle bianche, come la neve perenne in alta quota. E quella notte incantevole, Stella risplendette come un angelo, perché questa era l'essenza in cui si era trasformata. Raffaele e Regina fissarono increduli la loro figlia, orgogliosi come solo un genitore può esserlo. Ma il più entusiasta di tutti era il gufo Abramo. Aveva avuto fiducia in Stella e non si era sbagliato. Un paio di lacrime birichine fecero capolino nei suoi occhi, che si perdevano nell'azzurro del paradiso. E a quel punto disse: Missione compiuta, Dio. Questa è la spiegazione di come nascono gli arcobaleni qua giù sulla Terra.
in ricordo della minuscola pennuta dall'anima gentile che ha avuto il coraggio di portare a termine la sua missione ed è diventata così un angelo. Come ho detto all'inizio della mia storia, io credo fermamente che gli unici angeli che possiedono le ali siano gli uccelli del paradiso. E ogni volta che vedo un arcobaleno, mi ricordo di Dio e di come nella sua immensa saggezza ci ha insegnato che non c'è creatura troppo piccola o insignificante che non possa avere qualcosa da dare. È che essere differenti da tutti gli altri non è sempre una brutta cosa, anzi, qualche volta è persino una benedizione. Spostamenti di voce è stato interpretato dalle voci di Fiorella. E ogni volta che vedo un arcobaleno mi ricordo di Dio e di come nella sua immensa saggezza ci ha insegnato che non c'è creatura troppo piccola o troppo insignificante che non possa avere qualche cosa da dare. E un caro saluto dal vostro scoiattolo. Un bacio a tutti, grazie. Alessandra! Essere differente da tutti gli altri non è sempre una brutta cosa, ma a volte una benedizione. Teresa? Una gallina mitomane credeva di essere un'automobile. Le compagne glielo lasciarono credere, purché non accendesse il motore nel pollaio mentre loro dormivano. Paola! Fa quello che ti dirà il tuo cuore, senza tener conto di quello che gli altri potranno pensare. Roberto? E poi è greco. E non è un assis, allora è un ladro. E Olga? Nel pollaio si accese una discussione se fosse più bella l'alba o il tramonto. Si formò il partito delle galline albiste e quello delle galline tramontiste. Con il passare del tempo, le une dimenticarono l'alba e le altre dimenticarono il tramonto. Rimase solo l'odio delle une contro le altre. E con questa vi auguriamo a tutti una buona serata e alla prossima!